Lo sapevi che a un paio di isolati da qui c'è un posto che è esattamente come Parigi in Francia? Non mi ricordo come si chiama, ma pare che sia magnifico. Si chiama Paris Hotel e Casino ed è magnifico. Sì, è quello. Mi piacerebbe invitarti a cena lì, stasera. Non intendevo farlo! Il Signore Oscuro, non immaginate le armi che possiede! Chieditelo, Sirius! Che cosa avresti fatto? Che cosa avresti fatto? Sarai morto! Sarai morto piuttosto che tradire i miei amici! Harry, tuo padre non mi avrebbe voluto morto! Tuo padre mi avrebbe risparmiato! Avremmo avuto pietà! Chi è il re della spiaggia? Va tutto bene? Beh, considerando che sono un vecchio grassone appena caduto sul pavimento, sto benissimo! Tu, giovanotto, chi sei? Sono Rodney. Oh, pensavo fossi il fattorino delle tessere di domino. Venite, facciamone un altro ancora più grande. È la Convention Nazionale Democratica, tesoro. Tutte le telecamere d'America saranno puntate lì. E Daly non lascerà che la sua città diventi un teatro di guerra. E Hoffman e Rubin sono due geni, a modo loro. Oh, santo. Sì, arrivo subito. E dovremo girare lo spot al primo ciak. Avete capito bene? Perché sono impegnato in un affare molto importante. Tu, mio piccolo amico cowboy, mi farai guadagnare molti, molti baiocchi. La vittoria nel combattimento rituale si ottiene attraverso la resa o la morte. Se una tribù desidera presentare un guerriero, ora io offro una via al trono. Ma è chiaro riferimento a Das Kleine Mädchen und Vergnügte. Piccola bambina e piccolo uomo? Mai sentito. Che cosa? Sul serio non conoscete famosissima fiaba tedesca? Piccola bambina e piccolo uomo? Non potete apprezzare a pieno questo film senza conoscere quella storia. Sono Stan Todolak, sì, signor Jordan. Sono il nuovo press agent dei Barons. Sa, sono qui per semplificare la vita. Vuole che l'accompagni da qualche parte? Deve solo chiedere. Porterò i panni in tintoria, farò il babysitter, starò tutto il giorno ai suoi ordini. Ma non ho anche chiesto, ed è un impegno che ho accettato volentieri, di tenere lontano da lei sia i seccatori che gli ammiratori ostinati. Mi avete scambiato per un essere grottesco e senza vita! Funziona ogni volta! Benvenuti nel mio museo delle stranezze! Mi chiamano in tanti modi, ma voi potete chiamarmi... il curatore! Ho finito! Finalmente sono una bellissima farfalla! Ma i miei ali! Sono bellissime! Voi scopate, voi lavorate, mentre le corporazioni, le aziende e le principali industrie, con enormi conti spese, i salari e lussuosi yacht, dedicano le loro forze alla nostra distruzione. Non impossibile, solo improbabile. Non era una M, era una W di Watson. Non ci saresti mai arrivato, non mi reputavi all'altezza. Era la mia partita. Ma se ti abbiamo visto cadere, ti abbiamo visto andare in cocci. No, mi avete sentito andare in cocci. Mi sono agganciato al cornicione e i cocci che avete sentito erano quelli di un vaso. Ah, uomo nero! Ah, visto non fa bell'effetto, vero? Questo è molto riduttivo. Non so neanche se parola giusta. Comunque, non preoccuparti. Tu devi essere Cleveland. Tu chi sei? Sono Tim, vicino di donna. Vivo con mia moglie e nostro figlio Raymond proprio qui in casa accanto. Voi orsi non dovreste vivere nei boschi? Ah, sì, credo di sì. Solo che, sai, non è posto migliore per guadagnarsi da vivere. Al giorno d'oggi hai presente la concorrenza e tutto il resto, da... Io prevedo il futuro. È un dono che conservo qui, nel profondo della mente. Sapevo già che avrebbero cercato di arrestarmi. Gonzo. È stato lui a dirlo agli sbirri. Mi ha tradito, quel verme, bastardo, mi ha tradito. Di lui mi fidavo come di un fratello. Sono stato generoso con lui, sono stato generoso. Se troverò Gonzo, gli strapperò la modella, lo spellerò vivo e userò la sua pellaccia per farci un sacco da pugilato. Ah! Ogni volta che lo colpirò sarà una lezione per me stesso, perché non ci si deve mai, mai fidare delle persone che si amano!
Gente, gente, questa è una follia! Siamo stati diffamati da un ispettore sanitario mentalmente instabile. Per motivi personali! Noi vi conosciamo e voi ci conoscete. Tu sei il calzolaio, vero? No, il fabbro. Intendevo il fabbro. Mi hai fatto tu le chiavi, vero? Quindi? È stato grandioso, no? Burro d'arachidi, gnam gnam gnam. Burro d'arachidi, ma che fam. Burro d'arachidi, tutto il dì. Amo il burro d'arachidi. Lo amo sulla torta, lo amo sopra il pane. Lo amo sulla zucca quando sono al mare. Lo amo quando c'è un fantasma da acchiappare. Amo il burro d'arachidi. Lo mangio sopra un taco, lo mangio in aeroplano. Lo mangio a teatro mentre guardo un tipo strano. Me lo sparo nelle vene come un rimedio sano. Amo il burro d'arachidi. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale, o si rovinerà irreparabilmente. Se sento di aver dimenticato qualcosa... Vi visto che gli animali più piccoli hanno delle memorie più piccole, mi sono dimenticato di ricordarmi qualcosa. Dare l'acqua al rododendro? No. Spolverare i mobili? No. Lucidare il pavimento? No! Visto che mi sono ricordato tutto il resto, c'è solo una cosa che avrei potuto dimenticare. Ma certo, deve essere il compleanno di Pooh. Oh, mamma! Ora basta! Non me ne importa niente se sei emotivamente estetica! Tarzan ha bisogno di noi! E noi dobbiamo aiutarlo! Sono stato chiaro? Perciò non blaterare e tieniti forte! Dobbiamo prendere una nave! Tu sei una disgustosa vermona! Come puoi dormire la notte? Penny è l'umana più meravigliosa che esista! E lei vuole bene, a volte! E lui è pazzeschissimo! E tu sei un mostro! Come osi distruggere il loro favoloso rapporto? Sei cattivissima! Muori! Muori! No! Posso farcela contro di lei? La rovino! Muori! Muori! Calmati, Dino! Calma! Hai ragione! A noi serve viva! Signor Red, siamo una comunità aviaria molto, molto felice. Sotto la protezione di Grande Aquila, lavoriamo, giochiamo, ridiamo, amiamo e viviamo liberi da lotte e conflitti, signore. Amiamo anche il suono della nostra voce, mi sembra. Forse non ha mai sentito la battuta "Perché gli uccelli non volano?" Glielo dico io il perché. Perché dove altro vorremmo andare? Ehi, non avrò le visioni, ti sta crescendo la coda! Ho cercato di raggiungerlo, ma Froggy è più veloce di me ed è sparito con la cosa che avevo trovato nella foresta. Che cos'era? Una grande roccia purpurea che brillava in modo incredibile sotto il sole. Pensate che basti un qualunque speciale su Kira per far crescere l'audience? Lo volete capire questo, sì o no? Se finora il mio programma ha avuto il massimo degli ascolti, è stato solo perché abbiamo fornito informazioni che nessun altro dava. Il problema è la materia prima, avete capito? Le notizie! Tornate qui con uno scoop decente. Ma che blateri, sono Vanbo! Siamo scappati da Schlorp insieme, ricordi? Vanbo? Lo pronuncio bene Vanbo? Che schifo! Oh, Corvo! Ne hai messi su di chiletti! Oh. Assomiglia a Shrek, però blu! Dove è finito il tuo giochino, Shrek blu? Ah, Terry, ti ho rotto la PS4 per cucinarci la pizza! Ehi, me l'aveva dato!